Ciao a tutti, questo è un brevissimo video in cui vi mostro gli stampi, quelli che avevo detto che mi doveva arrivare dalla Cina, che mi sono arrivati oggi e sono stati fermi per 4 giorni a Milano, non so perché, infatti vi avevo detto che mi doveva arrivare il lunedì, invece siamo giovedì. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo, che come vedete è lo stampo di quella collana che mi aveva mandato Francesca, di cui avevo fatto io il calco con la maizena e oddio, il silicone. Però visto che lì l'ho trovato e comprati dalla Cina, anche se i tempi sono lunghi, di spedizione costano praticamente niente, l'ho voluto prendere. È lucidissimo, è praticamente identico e quindi sono curiosissima di provarlo. Poi ho preso questo qui. Adesso se ritrovo il fornitore dove li ho presi, ve lo consiglio perché a regola non ci ha badato molto tempo. Li ho acquistati il 27 di luglio, quindi oggi siamo l'11, quindi a regola è stato veloce, seppur viene dalla Cina. Le spese di spedizione sono gratuite, se non sbaglio, e sono molto economici. Infatti, tra tutto questo avrò speso 10 euro, mi pare. Questo qui, che mi piace molto con le ali d'angelo. Poi ho preso questi qua, che pensavo sinceramente fossero un pochino più profondi, perché la vedo un po' dura, però ci proviamo. A me piacciono tantissimo queste cose qui, queste cose con i ghirigori, diciamo, per farne degli orecchini, però penso che sia un po' difficilotto farli, però boh, proveremo, vediamo che cosa esce fuori. Questi due sono due componenti uguali, mentre qui abbiamo una cosa tonda e qui una cosa quadrata, però sono belli, vedremo insieme come escono fuori. Idem, ho preso questo qui con le farfalle, che pensavo anche questo che fosse un pochino più profondo. Eccolo qua, sta cosa lunga. Allora, abbiamo qui tutte queste farfalle, anche queste volevo provarne a fare degli orecchini pendenti. Poi sotto c'è, come vedete, questa, boh, non so, filigrana, chiamiamola così, che se si riuscisse a farla con la resina sarebbe carino da farci un bracciale. Ho visto che ha fatto un video da Da Rose, se non sbaglio, e sarebbe una cosa carina da provare. Ops. E poi per ultimo è questo qui che volevo da tanto, solo che non lo volevo prendere qui in Italia perché costa un sacco. Ed eccolo qui, è Baymax. Abbiamo qui il Baymax maschio con il frac, si chiama frac, sì, papillon, il fiocchetto. E invece qui c'è la Baymax femminuccia che ha il fiocchino qua giù. E lo stampo di Baymax lo volevo da tanto perché a parte che mi piace particolarmente quel cartone, però qui in Italia costa veramente un'esagerazione. Ok, questi sono gli stampi che ho comprato. Vi metto appunto nell'info box il link del fornitore, l'ho preso su AliExpress. Poi volevo farvi vedere questi qui. Queste creazioni che si stanno asciugando sono fatte in pasta di bicarbonato. Ho voluto provarla perché ho visto un video ed ero molto curiosa. Ci vuole ancora un po' di tempo per asciugarlo perché, come vedete, cioè il contorno si è asciugato, deve andare piano piano ad asciugarsi le parti interne. Quando saranno ben asciutte, ve ne parlerò e vi dico la mia impressione. Ho usato gli stampi, più che altro quelli che ho creato io.
parte qui i biscotti, gli altri li avevo tutti creati io. Quindi ne parleremo insieme in un prossimo video. Queste sono in asciugatura da ieri, è passato un giorno, quindi sicuramente ne parlerò in un video sabato, perché ci vogliono, almeno a quanto ho letto, come minimo 2 giorni per asciugare. E poi ne parleremo. Niente, questo è tutto. Ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!